Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrew Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. E oggi cosa si va a fare? Si va a fare la missione del Re Enma, ovviamente. Era già da un po' di tempo che dovevo farla, ma ho deciso comunque di rimandarla per dedicarmi ad altro. Però prima di farla bisogna fare una cosa molto importante, e cioè scansionare un QR code che vi metterò ora qui. Vediamolo insieme qual è. Eccolo qua. Perfetto. Rapporto Inferno Infinito. Questo QR code è della versione giapponese, anche perché non sono riuscito a trovarlo della versione italiana, o comunque sia americana. Comunque sia, è molto reperibile e facile da trovare. Una volta avuto questo codice, basta andare qui a Villa Emma e troveremo Emma con la missione attiva. Ci parliamo. Come? Il rapporto sull'inferno infinito. Perché? Ah, non importa. Sono più interessato al contenuto di quel rapporto. Mi sembra inquieto, è successo qualcosa? Prima che me lo chiedate nei commenti, no! L'inferno infinito al momento non è possibile accedervi. Per il momento non c'è alcun modo, poi chissà se magari in futuro rilasceranno un ulteriore aggiornamento, ma dubito, visto che in Giappone oramai Sukiyaki ha fatto il suo tempo, quindi se non l'hanno ancora rilasciato lì l'aggiornamento, dubito che ce ne sia un ulteriore per la nostra versione. Secondo me l'inferno infinito è programmato nel gioco, ma non è possibile accedervi se non tramite codici che non sono ancora stati rilasciati, che ti vanno a mettere tutti quanti gli oggetti nello zaino e quindi anche la chiave per accedere all'inferno infinito. È successo qualcosa? A dire il vero sì, mi tocca informarvi dell'accaduto. Sua Altezza, ha intenzione di chiedere di nuovo aiuto a degli umani? Sì, renderebbe tutto più veloce. Vedete? Un importante cimelio appartenente al clan Enma è stato rubato. Non può rimanere nelle mani di altri. Ci aiuterete con le indagini. Livello 60. L'Enma Note. Sì, è quello che pensate, il Death Note. Enma il Grande ha richiesto la nostra presenza. È stato rubato un cimelio della sua famiglia, ma cosa sarà? L'Enma Note, credo? Di che cimelio si tratta? Il quaderno proibito tramandato da generazioni di Enma. L'Enma Note. Qualsiasi yokai il cui nome è scritto su questo quaderno sarà cancellato. Che idiozia. Roba da matti. Ma che sciocchezza. Cancellato? Perché questa storia mi suona vagamente familiare? Un momento. Quindi anche gli yokai possono sparire per sempre? Certo. Un esempio è il precedente Emma il Grande. Però la scomparsa degli yokai non avviene come per gli umani. Quando l'animo di uno yokai scompare completamente, questo trapassa, finché un giorno non sparisce del tutto dalle leggende degli umani. Questo è ciò che comporta la cancellazione di uno yokai. In alcuni casi come il mio però, un discendente rimpiazza lo yokai scomparso. Solitamente occorrono diversi secoli per far dimenticare del tutto uno yokai. Tuttavia, se il suo nome fosse scritto nell'Emma Note, sarebbe la sua fine. Tremo al solo pensiero di quel quaderno nelle mani sbagliate. Oltretutto abbiamo ricevuto segnalazioni di sparizione di yokai dell'inferno infinito. Il quaderno può essere usato solo da qualcuno con un'aura molto potente. Tuttavia, Andrea, crediamo che nella tua città ci siano yokai in grado di farlo. A Valdoro! Esatto. I nostri sospetti sono Velenotto, Kyubi e Shogunian. Sembra che di recente si rechino ogni notte nello stesso luogo. Non sappiamo cosa stiano architettando. Ti andrebbe di scoprirlo per noi? Certo. Se scoprono che li sto osservando potrebbero sorgere dei problemi. Quindi assicurati che lo scoprano del mio coinvolgimento. Anche un nome falso non sarebbe una cattiva idea. Qualcosa come E. Giustamente loro... No. Dunque, dato che dobbiamo andarci di notte, suggerirei di andare a casa nostra a dormire fino a notte. Ah no, già è notte! Perché ho fatto il campo di grano di notte. Quindi possiamo direttamente andare fuori. Sarà una missione in più parti? In più giorni? Oh, abbiamo tre diversi posti. Oh, attenzione. Shogunian.
Secondo me Shogunyan non è al Monte Selva Oscura. Attenzione però. Ah, qui c'è Kyubi sicuramente. Ok, allora, al Monte Selva Oscura c'è Velenotto sicuro. Qui alla scuola c'è Kyubi, ovviamente. E in basso c'è Shogunyan, allora, secondo me. Ah, dobbiamo andare sopra. Com'è che si andava sopra? La cosa buffa è Velenotto che me lo porto dietro. Ce n'è un altro che mi aspetta al Monte Selva Oscura. Allora, Kyubi. Ah, sei tu, cosa ti occorre? Mi chiedevo se avessi trovato qualcosa di strano di recente. Come per esempio un quaderno. Ah? Hai perso un quaderno? Già, però se non l'hai visto non fa niente. Forse altra scienza. L'ho trovato. Davvero? Sì, è un quaderno di scienze. Il proprietario deve averlo perso a scuola. Se ricordo bene, il nome sul quaderno era Andrea Adams. C'erano anche degli scritti degli angoli delle pagine dedicate a Katie. Ah, no, no, non è quello il quaderno di cui parlo. Davvero? Purtroppo non sono a conoscenza di altri quaderni perduti. Capisco. Allora io direi di andare al Monte Selva Oscura. Perché non ho usato i punti di teletrasporto quando ho capito dove erano? A parte che ero già davanti alla scuola, quindi non avrebbe avuto senso usarlo prima. Ad ogni modo, no, a quanto pare Kyubi sta qui, Velenotto sta qui, ma in cima. Ah, va bene, particolare. Beh, Yokai Watch 2 è qui al suo posto dove lo combattiamo. Ah, sei tu Andrea. Cosa ti porta qui da me? Il fatto che sei il mio Yokai preferito? Oh, niente, ho sentito che ultimamente ti aggiri da queste parti di notte. Ah, hai sentito così, eh? Beh, sto solo cercando qualcosa. Cerchi qualcosa? Sì, una cosa importante che sento di aver dimenticato. Non riesco proprio a ricordare che cosa fosse. Oh, capisco. Scusa, non intendevo coinvolgerti nei miei problemi. No, figurati! Non mi sembra il caso di rivelargli che sospettavamo di lui. Un ragazzino come te non dovrebbe andarsene in giro di notte, fai attenzione. Certo, grazie. Dato che non posso usare il traspec tascabile, ho come l'impressione che sia alle terme Shogunyan. Non so perché, ma ho questo presentimento. No, invece mi sbagliavo. Il mio intuito ha sbagliato. Beh, vabbè. Oh. Ok, ok, cerchiamo di stare calmi. Ti prego. No, non è qui. Oh, attenzione. Chi è? Ah, il cofanetto rosso, sì. Va bene, sì, sì. Il cofanetto non deve essere aperto. A volte ci puoi trovare non solo non degli yokai da combattere, ma anche degli oggetti che puoi tenere per te. Il cofanetto qua squilla il telefono, ma ho preferito non rispondere. Boh, a sto punto non so che fare, provo ad andare un po' in giro a vedere dove si trova, su quale stazione si è fermato. Non ci credo. È qui? Ma dai. Ma era qui alla stazione. Ehi, vorrei farti una domanda. Dimmi pure, gna. Che ci fai qui? Stazione centrale di Valdoro. Che ci fai qui? Sto completando qui il mio allineamento per affinare le mie abilità. Voglio diventare samurai più forte, temuto e rispettato di tutti, gna. Ok, se trovassi un oggetto in grado di distruggere gli yokai, lo useresti? Non ha bisogno di una cosa del genere, gna. Il vero potere è frutto del duro lavoro. Tutto ciò che mi occorre è la volontà di proseguire il mio allineamento. Wow, com'è profondo. Ok, non abbiamo trovato nulla. Abbiamo parlato con tutti e tre, ma sembrano innocenti. Concordo. È possibile che i sospetti di questa città non siano coinvolti. Allora adesso che si fa, gna? Torniamo indietro? Hey. Eccomi di ritorno. Ehi. Oh, dunque, questa è la sua forma da E. Ma l'abbiamo già vista nella missione di Zazzle, in realtà. Come mai si trova qui? C'è un nuovo sviluppo nel caso dell'Emanot. Gna? Sono spariti altri yokai? Ricorda, quei mostri yokai che avevano causato tante seccature? Tutti scomparsi. Termaiara alle terme, Trisalamandra alla scuola elementare. E Vela Nera sul Monte Selva Oscura. Tutti spariti. E in poco tempo anche il loro ricordo svanirà. Propongo di visitare le scene del crimine, spesso il colpevole torna lì. Va bene.
Quindi Shogunian non possiamo reclutarlo? Peccato. Dobbiamo andare a controllare i vari posti allora che ci hanno detto. Ma iniziamo da Termaiale, così proprio a caso, eh. Non è che vado in ordine specifico. Ok, si trova qui ovviamente. Ah, sta qui Termaialozzo. Oh! Qui è dove Termaiale è sparito all'improvviso, gna? Non c'è un'anima! Che poi tra l'altro domani usciranno due video, uno pomeriggio, sempre alle 15.30, e un altro alle 19. E in uno di questi video ci sarà come reclutare Termaiale. Termaiale chi era? Oh no, Andrea, non dirmi che stai già perdendo la memoria. Anche se, in effetti, non me lo ricordo bene neanch'io. Vedo che gli effetti dell'Emmanotte cominciano a manifestarsi. Ehi, guardate, c'è un appunto. Per te all'entrata nella Val d'Oro. Per il tè. Oh cielo, forse il nostro colpevole è stato sconsiderato. Cosa dice? Per il re. Per il re all'entrata nella Val. Che dice? Mio, che significa? Okay. Non saprei, sto solo leggendo quello che c'è scritto. Come? L'ultima parte di questa punta sarà strappata. Forse c'è dell'altro? Sì, quindi andiamo a Squadra di Val d'Oro. Bene, qui dovrebbe esserci un altro appunto. Eccolo qui proprio al centro. Qui non c'è nessuno. Lo yokai che è scomparso qui, che tipo di yokai era? Per caso aveva tre teste? No, aspetta, forse mi sto confondendo. Quando qualcuno viene cancellato dal quaderno, anche il suo ricordo sparisce. Non ci credo. Miau. Oh, Andrea, c'è una punta, gna? Che c'è? Il re patto aspe dello yokai. Leggilo. Dice? Pazzo dello yokai d'oro. Cos'è, un incantesimo? Questo appunto. Pare che i bordi siano stati strappati via. Ok. Finché non troviamo il resto non riusciremo a decifrarlo. Andiamo quindi ora al Monte Selvoscura, santuario ovviamente. Dove che è il modo più veloce per arrivare al laghetto dei pesci gatto. Qui entriamo. Ah, ma sta proprio su a monte. Dove sgorga la sorgente. Eccolo qui. No, non è questo ovviamente. Sono sbagliato. Ecco questo, giustamente. È scomparso davvero. Vela nera, che tipo di yokai era? No, aspetta, è strano ma non riesco a ricordarmelo. Una volta che il nome di qualcuno è sul quaderno, il suo ricordo svanisce. E sono tre volte che ce lo dici, ora abbiamo capito. Dobbiamo sbrigarci a riprenderci quell'Elma Notte. Ma questo... Che ci fai il nome di un luogo in un appunto del genere? Aspettate. Dunque, aspettami World nel passato. C'è scritto questo. Sembra il nome di un parco a tema, gna. Come? Yuppie, voglio provare le montagne russe. Ehi, la punta è strappata, pensate che manchi una parte, gna? Ora che li abbiamo tutti e tre, dici che c'è un'altra pagina? Andate a cercarla. Certo, per il re pazzo, aspettami all'entrata dello Yokai World, nella Val d'Oro del passato. Dunque, credevo che questo messaggio fosse per me, ma pazzo non può essere. E poi perché nello Yokai World? Forse è una sfida alla tua autorità, Una sfida alla mia autorità, questo yokai ha fegato. Val d'Oro del passato. Gna, intende questa città. Forza. È probabile, sarà meglio prepararsi. Chiedete di tornare con me a Villa Emma, New Yokai City. Certo, non c'è problema. Andiamo allora a New Yokai City. Però nella Val d'Oro del passato. Bene, ora ci toccherà reclutare Emma. E quando dici ripararsi intendi... Hey. Giusto, voglio diventare uno dei tuoi amici yokai, Andrea. Datemi un pizzicotto, Emma è grande e vuole diventare nostro amico. Perché? È un segreto per ora. In ogni caso non posso consegnarti la mia medaglia così facilmente. Non sono uno yokai qualunque, quindi devi guadagnartela. Anche Zazel concorderebbe. Ora mi sento stranamente sollevato. Va bene. Quindi capisci che non c'è altro modo se non combattere.
Solo in seguito diventerò tuo amico, sempre che tu riesca a battermi. Nessuna obiezione, giusto? No, ma mi chiedo se sia possibile batterti. Sono certo che finché darai tutto te stesso non avrai problemi. Quindi è auto-befriending? Pronto per la sfida più importante della tua vita? Non ti trattenere e andrà tutto bene. Andiamo. Non voglio essere interrotto da Zazel, quindi facciamo in fretta. Ok. Però fammi un attimo vedere se effettivamente sei... Per sicurezza. Gli andiamo lo stesso, dai. Non si sa mai. Ok. Che fregatura. Colpisce forte, eh. Wow, non gli abbiamo fatto nulla. No, 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 non va bene. Ah, wow. Vabbè, però è pesante, eh. Ok, dai, dai che va bene, dai. Facciamo una pausa, bravo, fai una pausa, Emma, che va bene. Vai, riproviamo con la pistola. Niente, niente. Vabbè, non è un problema perché... Oddio, sì, è un problema in realtà. Ancora con la pistola, vediamo se ce la facciamo. Io sono fiducioso. Ancora ci credo. Lasciamo perdere allora. A meno che non è programmata per far capitare solo cuori. Per fartelo diventare amico al 100%. Ti prego, becca il male, becca il male. Oh, finalmente il danno! È andato allora, ma è sconfitto. Oh, meno male. Meno male, ok, sappiamo che non è scriptata quindi, però. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Meno male ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua. Emma e Grana ti viene incontro. Celebriamo l'unione tra umani e yokai diventando amici. Emma il grande. Ehi. Vediamo un po' che nomi c'hai. Gakko. Tra Tanks. Fianco. Denzin. Devo capire i riferimenti ora. Oh, il primo yokai della tribù Enma. Qui non so perché, ma ho perso un quarto d'ora a pensare ad una cosa stupida. Altezza, che sta facendo? Come? Stavo solo mostrando delle mosse al mio amico. Non è vero, Andrea? Sì. Beh, in tal caso... Ah, Andrea, ma guardi che fa amicizia con sua altezza in persona. Va bene. Bene, la ricreazione è finita. Andiamo nella tana del nemico. Baldoro del passato è lo yokai board di Baldoro Nuova, giusto? Sì. È presente l'ascensore yokai nell'albero sacro di Monte Selvoscura? Arriva a Baldoro del passato. Adesso però c'è il padiglione Ambrosia. Oh, quel posto! Emma il grande. Sua altezza. È lì che troveremo il mio avversario. Dobbiamo recuperare l'Emma Note ad ogni costo. Appartiene al clan Emma. Certamente, però faccia attenzione. Andiamo. Ovvio. Andiamo, Andrea! Prepariamoci allora, mettiamo Emma ovviamente in squadra. Sua altezza, immune agli incanti e agli attacchi critici. Goffo e solidale, perfetto, andiamo. E all'albero sacro dobbiamo prendere l'ascensore. Trasformiamo. Misterioso, tu non ci fare caso che ci sta Emma con me, eh. Tranquillo. Andiamo allora in questo yokai world. C'è insomnia in partenza per lo yokai world. Non capisco perché debba esserci una valletta all'interno dell'ascensore. Dov'è il nemico? Lo percuoterò lì dove si erge. Mostrati, fellone! Chi è? Ah, questo! Oh!
Lock Tokyo. Emma il Grande. La stavamo aspettando. Prezzocchio e Gelo Coda. Questa è l'alba di un nuovo mondo. Un mondo con un potente dio volpe. Allora ci siete voi dietro a questa faccenda. Che vuole fare? Intende sfidarci su tutti subito? Vedremo. Prima dimmi, cosa volete esattamente? Faccio parte della fazione anti-Emma. Quando ascese al trono si accesero l'altro tra i suoi potenziali successori. Noi facciamo parte della fazione perdente. Ma ora che sarà cancellato potremo scegliere un nuovo sovrano. Allora intendete usare l'Emma Note per cancellarmi? Non è giusto! Avete cancellato quei mostri solo per attirare Emma il Grande qui? Esatto. Ben pochi conoscono il vero nome di Emma il Grande. Ma con gli occhi a mia disposizione... vedrò il suo vero nome e la cancellerò. È Deathrot, è uguale! Lo vedo! Il suo nome! Emma il Grande! Ma è così tenero! A parte questo... è andato tutto come nei miei piani. Devo solo scrivere il suo nome. Restate lì dove siete e ammirate! È tutto finito. Poi prendo una patatina e me la mangio. Nana, non posso competere con Flavio Aquilone. Sarebbe impossibile. Prendo una patatina e me la mangio. Un tratto di penna e il regno di Emma il Grande finirà. Perché non svanisce? Secondo me, pensandoci un attimino, è come lo Shinigami che non può essere eliminato se scrivi il suo nome sul suo quaderno. Perché non svanisce? Oh, non lo sai? Una delle regole dell'Emma Note è... uno yokai che è amico di un umano non può essere cancellato. Ah, ecco. Amico di quell'umano! Ma lei è un re! Sorpreso? In realtà il mio amico Andrea possiede molte qualità degne di un re. Non credo di stare esagerando? A me sembra alquanto ordinario. Va bene. Allora, adesso mi riconsegnate il quaderno? Non è possibile! Tutti i nostri sforzi! Buttati al vento! Ma dai, ma sono traditori, ci attaccano alle spalle! Vai! Non si sposta? Se non si sposta io attacco! Ok. Oh, mi prenderebbe Fukuro Kuju se non levo. E invece noi lo leviamo. Wow, figo. Così non andiamo da nessuna parte però, Ve lo dico. Vediamo un po' fare qualcosa. Bene, bene, bene. Dato che non si sposta... vabbè, ha visto Artico, sì, però levati. Ok, facciamo due passi. Perché? Ah, non può muoversi. Eccolo, il capo è andato. Vai con la pistola! Oscura.
Ottimo, ottimo, insomma, mica tanto. Ah! Meno lui, meno lui! Ah! Ok, quello è andato. Prezzocchio, vuoi continuare questa agonia? Io te lo sconsiglio. Sguardo lucente? No, no. Non hai capito niente. T'è rimasto poco. Fammi vedere sto attacco, dai. Dai, fammi vedere. No. Uno, due, tre. No, diceva, ecco. Uno. Uno, due, tre. Sì, però devi morire. Per dirlo chiaro e tondo. Oh. Vedi, quei tempi c'è. Chi è qua? Ha attaccato qualcuno. Dico, quei tempi ci azzecco, però non è quello che volevo. Coppa di gelato, va bene. Ci hanno giocati. Forza. Ecco sì. E adesso mi riconsegnerete l'arma Not. Eravamo quasi riusciti a cambiare il mondo. Noctocchio, Gerocoda, Prezzocchio. La pena per aver rubato dal clan Emma e per aver cancellato gli yokai è severa. Come avete potuto coinvolgere degli yokai innocenti nei vostri piani? Credete davvero di avere il diritto di regnare su tutti? Andiamo! E ora arriviamo alla condanna. Sarete spediti all'inferno infinito! Non sembra un posto divertente. Allora, adesso è tutto risolto? Che c'è? Certo, è solo grazie a te, Andrea. Figurati! Avevo bisogno di un amico umano e ti ho usato per i miei scopi. Ti chiedo scusa. Però quando abbiamo combattuto insieme mi hai mostrato il tuo valore. Quindi questo vuol dire... Esatto, sei un mio vero amico. Grandioso! Allora me lo sono guadagnato la tua amicizia. Oh, che bello. Bene. Ottimo! Fukuro Kuju però deve ancora salire di molto, di molto, di molto. Espera Sacra è un buon aiuto. E finisce così allora? Oh, sembra che Emma abbia un'altra missione per noi. Ma penso che la faremo in un altro episodio, magari settimana prossima, perché per domani ho già un video pronto e per sabato anche. Bene Kuju, allora questo video termina qui. E io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.